Rieccoci qui. Ho visto che avete detto tante belle cose, quindi si è deciso di andare avanti con i Lego miei livelli creati da me. Insomma, tutto sto rigiro. Quindi via, continuiamo. Eravamo rimasti qua. Quindi abbiamo fatto il primo livello in assoluto che abbia mai creato. E adesso andiamo col mio secondo livello mai creato. Correte! Allora, qui, anche qua, cioè, io praticamente devo sparare qui e finisco il livello, se non ricordo male. Quindi alla fine ho messo i nemici con la pistola. Posso prendere la pistola ed evitare di fare tutto il giro che avevo progettato. Infatti è comparso laggiù il manufatto. Ma ovviamente adesso non barerò. Facciamo quello che invece avevo progettato di fare. Comunque, come detto nel video scorso, questi livelli nel gioco da secoli sono in questo caso i primi livelli, quindi io li gioco soprattutto per prendermi in giro e far vedere, come appena mostrato, le scemenze che ho fatto. Adesso c'è una cosa veramente epica. Allora, questi interruttori, cioè a corda, insomma, se tiri, accendiamo qualcosa. In questo caso abbiamo azionato l'ascensore. Il problema è che questi azionatori a corda, oddio, stava cadendo. Se io li lascio, diciamo, non trasmettono più corrente, quindi l'ascensore smette di funzionare. Ma questo non l'avevo calcolato quando avevo creato il gioco. Quindi io ho detto: bene, uno sta qui, vado di qua. E no, tu stai qui. E io con l'altro vado di là. No, tu stai. Ok, adesso mi muovo così. No, non con lui. Maledizione. Adesso guarda, io salgo qui, vai, poi ti appendi. No, non funziona. Visto. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare questo, signori e signori. Signori e signori. Signore, no. Collegare due joystick. E devo giocare con l'altro lasciando un joystick lì. Vabbè. Intanto adesso non ci vedo niente. Ah, è vero, dovevo salire sulla montagna per andare qui. Salta. Ok. Poi. Ah, mio Dio, c'è un gancio impossibile da prendere. Prendilo! Sì, non lo vedete neanche. Ecco, ora sì. Ok, incredibilmente ce l'ho fatta. Ora mi si apre laggiù quella cosa. Esco con questo joystick e mi riprendo il mio. Olè, vai, salla. Prenditi la mina. La mina, ah, ok. E qua c'è la pistola che ci serviva, che abbiamo usato a inizio livello. E ora saliamo su questa sottospecie di ziggurat e andiamo. Ehi! E andiamo a prendere il nostro fortunato premio. Ok. Questo qua era il secondo livello che ho creato. Come avete notato, infatti, non avevo ancora capito che mentre cioè quando uno crea il livello può espandere la zona di gioco del livello andando contro i muri e spingendoli. Ecco, non l'avevo ancora capito, quindi l'area di gioco è ancora quella lì. È minuscola. Ok, ora siamo Indiana Jones e un tizio. Ecco, siamo volati giù. Perché siamo volati giù? Mio Dio, è una cosa epica. Io adesso non saprei farlo. Non saprei dire, ok, cadete giù. Oppure cadono sempre e non me ne sono mai accorto. E qua, dato che il livello. Ma cosa? Parlo da solo. Ok, allora montiamo.
Ok, cominciamo bene. Basta guardare questa scala. Non è attaccata al muro e per di più l'altezza non è esatta, quindi è totalmente messa a caso questa scala. Tant'è che l'altro giocatore non riesce neanche a capire che deve venire qui, perché dice: io come faccio a venire lì? Quella scala è messa male, io non posso. Ok. E anche queste acrobazie l'Xbox non le capisce, quindi non osare a cadere. Ok. Oh, i miei amati scheletri, io li mettevo sempre ovunque gli scheletri. Sì, però rompiti. No, scusa, Indiana Jones. Scusa. Fantasmagorici. Gorici? Fantasmagorici! Fantasmagorici. Mio Dio, fantasmagorici. Coccodrilli. Ok, uno è morto. Ah, oh, asticelle. Andiamo. Stavo mi... No! Aiuto! No! No! Mio Dio, per un... Ecco, questo è un po' un problema, nel senso che è un errore che ho fatto io. Non mi dire che ho barato miseramente. Infatti ho già azionato il coso lì in fondo a destra, il manu qua. Azionato. L'ho già espawnato. Ehi, coso. No. Ok, cerco di mancare il manufatto così continuo a fare quello che teoricamente dovevo fare. Ok. Ah vabbè, sarei andato qui giusto per fare questo. Ok. È mancato. Potevo buttarmi a prendere quella miriade di soldi a sinistra. Ma fa lo stesso. Sì, ok. Camminiamo su un pontino rosso verso il nostro terzo livello creato da me. Oxley e Indiana Jones. Ok, me lo ricordo. Non è per niente buono. Tanto prendo Oxley. Allora, questo livello si chiama... Non mi metto i nomi perché è bellissimo guardare i nomi. Ho scritto delle cavolate assurde. Comunque, se non ricordo male, questo si chiamava Motocross. Chissà perché. Ho messo dunette a caso e... Sì, cioè in realtà se uno riesce a prendere la giusta rincorsa si diverte anche. Ah, soltanto così a saltellare a caso. Non come sto facendo io, per esempio. Comunque, aspetta, non ci sto capendo niente. Ah, ok. No, sono i tasti che... Olè, 1 su 10. Dobbiamo prendere i palloncini. Da quel che ricordo, erano tutti piuttosto semplici. A parte qualcuno, magari... Oddio, che bel salto! A parte qualcuno che era un pochino più difficile. Ma in generale sono tutti piuttosto semplici. Oddio, adesso mi ricordo, ce n'era uno a destra che era impossibile. Quelle cose tipo che uno ci metteva 3 ore a prendere soltanto un palloncino. Dai, Oxley, non sai guidare, sei un matto. Vai. Olè. Eccolo lì, quello lì è quello impossibile. Allora. Vai! Ah, bisogna trovare il posto giusto. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ok.
No, ma cosa? Oh! Bellissimo. Stavo camminando sul, cioè, per un momento sono andato sul muro a destra, cioè sul muro che più non c'è qui. Dov'è l'ultimo? Eccolo. Andiamo, andiamo, andiamo. E ovviamente sbaglio. Ok, 10 su 10. Andiamo a prenderci il nostro tesoro. Scusa. Io ogni volta che c'è da fare una... Oh, non posso più fare Y. Ogni volta che c'è una citazione da poter fare, io la faccio. È un mio diritto. Vabbè, adesso direi che nel prossimo video continuiamo i miei gloriosissimi primi livelli, che fanno veramente schifo, però vabbè, in futuro vedrete qualcosa di meglio, di migliore. Vabbè, ciao.